Sei partito? Dai, dai. No, perché ci abbiamo una sul canale YouTube e poi va la nostra online. Tra un po' di giorni, quindi già quelle dell'anno scorso ci stanno qui. Allora, parte. Dai, dai. Ok, allora, buonasera a tutti e ripartiamo da Betriolo e questa avventura che è l'ottava edizione di The Slow Gusti Books Disputando. Quindi 8 anni che di cui 3 anni che la facciamo anche a Petriolo, quindi siamo partiti a Macerata, un prologo, poi Morrovalle e poi veniamo sempre a Petriolo, poi la seconda parte invece dell'anno la viviamo a Corioni, a Milione. Quindi quest'anno la novità è il nuovo sindaco di Petriolo che ci farà un saluto e io ringrazio per aver accettato la continuità di questo progetto. Che quest'anno siamo stati in ritardo, la colpa è la nostra, ce l'assumiamo, un altro anno cercheremo di organizzarci e partire anche prima e fare una cosa più organica anche a livello di comunicazione. La parola è a due, poi dopo presenterò l'argomento. Il relatore. Sì. Buonasera a tutti, io vi ringrazio per la vostra associazione. Slow Food per darci questa opportunità di far conoscere Petriolo, anche queste meraviglie che abbiamo nel paese. Ecco, il connubio tra l'alimentazione, la cucina e l'arte, la letteratura mi sembra molto interessante. E, non ho altro da aggiungere. Godiamoci questo evento. Per la prossima volta cercheremo di fare un po' di pubblicità già a partire dal prossimo evento che sarà sabato prossimo. Sabato prossimo. Bene. Okay. Buona presentazione. Grazie, sindaco. Allora, Fabrizio Gelli è un nostro, cioè anche lui l'abbiamo conquistato in tutti i sensi con Slow Food perché era uno che ha cominciato a seguire queste nostre conferenze. Mi pare la prima su Contorino Guerra, se lo ricordo, sì, a Macerata. Già 3 o 4 anni fa. Poi adesso si è iscritto al nostro movimento e quindi l'abbiamo subito messo in attività, tra virgolette, quindi ci presenterà appunto questa cosa molto interessante su un architetto italiano che in Russia ha fatto insomma le cose che ci racconterà. Sul discorso della Russia. È un argomento su cui ci stiamo, non è il primo, cioè queste manifestazioni, conferenze, hanno vari temi, il fil rouge che le lega è quello della gastronomia, però parliamo di paesaggio, parliamo appunto di arte, di cultura, a partire appunto dalla gastronomia. E anche sulla gastronomia russa abbiamo fatto 2 conferenze negli anni passati, una su Google, e un'altra sulla cucina degli zar perché c'è un si apprende un po' anche a questo sì no per dare la continuità ecco perché facciamo queste cose l'abbiamo fatto perché sempre utilizzando il materiale culturale che ci abbiamo perché una ragazza russa ha sposato un amico di Corridoni e quindi l'abbiamo messa che è un'esperta di queste cose quindi ha
l'anno scorso e 2 anni fa già avesse dato queste cose, due conferenze, quindi è stato molto interessante. E quindi oggi godiamoci questa cosa. Va bene. Ah, poi scusa, la formula finale, poi dopo abbiamo un aperitivo, cioè noi chiudiamo sempre la Slow Food, abbiamo dei peroni, perché c'è una cosa, tornando alla Russia, no? Dice, sono quelli che volevano fare la rivoluzione d'ottobre, però hanno fatto l'assalto al Palazzo d'Inverno e si sono fermati alle cugine. Questa è la critica. Paradosso. Buonasera, allora, veniamo... Cercherò di essere abbastanza comprensivo, perché la materia è molto vasta, ovviamente, sia dal punto di vista del cibo, che evidentemente si riflette soprattutto sul cibo che mangiavano i nobili, gli zar, ovviamente, e poi altrettanto vasta, se non di più, è la materia che riguarda questo architetto Quarenghi. Tra l'altro, Quarenghi, bergamasco, nato a vicino, un paesino vicino a Bergamo nel 1744, è arrivato a San Pietroburgo succedendo a un altro importante architetto ugualmente italiano, che è Bartolomeo Rastrelli, che è quello che ha progettato buona parte del Palazzo d'Inverno a San Pietroburgo. Poi dopo è stato varie volte ritoccato e ci ha messo le mani poi anche appunto lo stesso Quarenghi. Quindi questo per dire che gli architetti italiani nel 700-800 erano molto quotati a livello europeo insieme agli architetti francesi. Tra l'altro la stessa Caterina II, che è stata la zarina che è succeduta, perché c'è stato prima Pietro I, poi ci sono stati due intermezzi con Anna, con Elisabetta, altre due imperatrici, e poi è arrivata Caterina II, che è quella che ha dato uno sviluppo notevole a quello che è stato la parte anche architettonica e urbanistica di San Pietroburgo e delle zone circostanti. Quindi stavo dicendo che Quarenghi, quindi sì, è stato un architetto che si connota per aver lavorato talmente, in maniera talmente incisiva, ma con tale quantità che veramente, se considerate che lui è arrivato a San Pietroburgo nel 1780, è morto nel 1817, ha continuato a lavorare per quasi 30 anni, ininterrottamente, ogni anno. E non è che faceva un progetto all'anno, ne faceva 3-4 all'anno, cioè, per cui ha avuto una sconvolgente quantità di progetti, ma poi non progetti, cioè, cappellette piuttosto che poi, no, palazzi interi, palazzi, ospedali, istituti, teatri, quindi veramente ha avuto una produzione notevolissima. Allora, come dicevo, è nato appunto a Bergamo. Per i primi 20 anni, tra l'altro, la famiglia lo voleva o abate o avvocato. Lui no, non voleva assolutamente questo, aveva delle pulsioni, chiamiamole così, artistiche. In un primo tempo si è rivolto alla pittura. È riuscito a convincere i genitori ad andare a Roma, e i primi anni è stato uno studio di un pittore che si è interessato soprattutto di pittura del passato, di pittura antica. Poi, quando questo signore, che si chiamava appunto Mengs, è partito per fare un giro in Europa, lui si è dedicato, è passato a un altro studio, lo studio Poli, dove è visto interessato l'architettura. Per lui è stata una folgorazione. Cioè, la pittura per lui gli stava stretta, ha visto che l'architettura era quella che era il suo motivo principale, ha scoperto questo aspetto e ha cominciato a girare in lungo e in largo l'Italia, e non solo Roma, a misurare e a riprendere tutti quanti i monumenti più interessanti, di cui soprattutto lui si è innamorato di Pallaio. Pallaio per lui è stato l'architetto, e lo è, non solo per lui, ma lo è stato dal punto di vista di storia dell'architettura. Pallaio per me anche, e io sono appunto il minimo possibile critico, è stato veramente un grandissimo architetto che ha saputo rivalutare in maniera veramente notevole tutto quello che era l'arte neoclassica, diciamo così, risalente addirittura al tempo dei Greci.
greci e dei romani, riavvitandola a quello che era il periodo appunto del Palladio, 1600-1700, anzi prima. Quindi beh, lui ha girato tutta l'Italia alla ricerca, imbevendosi di questa cultura neoclassicista di Palladio, e poi ha avuto la fortuna di avere un contatto con Caterina II appunto di Russia, che questa Caterina II, quando ha preso possesso del suo impero, a quel tempo c'erano soprattutto gli architetti francesi che andavano per la maggiore a San Pietroburgo. Però Caterina II, ecco, teniamo presente anche un'altra cosa, nel Settecento è stata l'età dei lumi, ovvero l'illuminismo è nato appunto nei primi anni del Settecento. Gli illuministi, come lo dice la parola, volevano svincolare il genere umano dalla subordinazione alla superstizione, alle fobie, e tocco un lato, il tasto un pochino, diciamo così, delicato, alla religione, perché per loro la religione era soprattutto causa di superstizione, di sottomissione alla paura, di un qualcosa che generava, soprattutto nel popolo, una sorta di appunto di essere subordinata a questo aspetto religioso. Per cui loro dicevano, infatti il motto che è stato coniato da Immanuel Kant degli illuministi era sapere aude, cioè osate pensare col vostro ingegno, col vostro intelletto, con la vostra ragione, magari anche sbagliando, ma alla continua ricerca di una evoluzione, e non fatevi, diciamo così, soggiogare dalle verità rivelate, chiamiamole così, e quindi appunto qui c'è l'aspetto relativo a quello che professa il cristianesimo e le religioni rivelate. Per cui gli illuministi volevano che ci fosse che ci si rivoltasse contro questo meccanismo. È nato in Inghilterra, tra l'altro, l'illuminismo, sulla scorta di quello che a suo tempo diceva il filosofo Francesco Bacone, che appunto portava come esempio la validità empirica della ragione applicata alle scienze, perché poi Bacone valutava oltre alla ragione, secondo Bacone e gli illuministi, bisognava affidarsi anche alla ricerca scientifica, che in quegli anni, nel Settecento, cominciava ad andare avanti, perché tra l'altro è stato anche il secolo in cui c'è stata la prima rivoluzione industriale, quindi anche quello ha contribuito a creare questa sorta così di movimento che ha incoraggiato l'illuminismo. Tra l'altro poi ha preso piede soprattutto in Francia, i grandi nomi illuministi francesi sono Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Buffon, che non è antenato del quartiere della Nazionale, quindi vuol dire che poi tra l'altro sono creati in Francia i cosiddetti salotti letterari, dove appunto si dibattevano queste nuove dottrine. Tra l'altro, altri due intellettuali importantissimi, non solo per la Francia ma per tutta Europa, sono stati Diderot e D'Alembert, che hanno hanno editato la famosa Enciclopedia delle arti, dei mestieri e del pensiero. Pensate, tra il 1700 l'hanno editato in 17 volumi, con 60.000 voci a quel tempo, quindi 250 anni di più, 260 anni fa, e in 20 anni, dal 1751 al 1772, 20 anni. Tra l'altro sono stati anche poi, sono caduti sotto l'occhio rigido della censura da allora, dei nobili notabili e anche della Chiesa, e lo stesso D'Alembert è stato costretto appunto a espatriare, perché è stato oggetto di una indagine, e non andava d'accordo, quello che scrivevano loro non andava d'accordo appunto con la mentalità da allora. Ora, dopo questa lunga digressione che ho fatto perché ho voluto inquadrare quello che era il quadro dell'inserimento di Guaringhi. Lui stesso, ecco un'altra cosa, tra l'altro, gli illuministi si richiamavano soprattutto ai sofisti greci, al tempo dei greci, perché appunto i sofisti greci, insieme ad altri movimenti tipo gli stoici, gli epicurei, professavano appunto la distinzione tra l'uomo, l'essere naturale, l'essere uomo, l'essere naturale,
e quello che era appunto l'oleografia appunto del dipendente appunto dalla religione. Loro erano cultori della deità, non del Dio, della deità, cioè del fatto che l'uomo è sicuramente nato, come sostenevano anche gli umanisti, da un ente supremo, ma non bisognava essere però soggiogati e sottomessi appunto a questa realtà, ma andare oltre. Il fatto degli umanisti, tra l'altro, in campo religioso non doveva esistere né la punizione né l'uomo non doveva essere nell'aldilà né punito né premiato. Bisognava affidarsi alla morale di ciascun essere umano, che per gli umanisti era benevola, non era cattiva, a prescindere. Allora, poi ripeto, Giacomo Guarini, ultima cosa, nel 1748 furono iniziati gli scavi di Pompei e Ercolano, quindi ulteriore molla per rivalutare quello che era l'architettura del tempo degli greci e dei romani, come Pompei e Ercolano appunto dimostrano. Allora, lui arriva nel 1680, ripeto, per una fortunata coincidenza viene contattato da Caterina II, che appunto era stufa di questi architetti francesi, che erano tra l'altro gli epigoni del barocco e del rococò, ormai era diventato uno stile che si involgeva su se stesso. Tra l'altro la stessa Caterina II aveva bollato lo stile di questi francesi dicendo che era panna montata, perché non gli faceva, non accettava più questo tipo di involuzione architettonica. Anche lei era tesa a una forma neoclassica. E Guarini, dato gli studi, la ricerca che ho detto prima, che ha fatto su Palladio e altri artisti del genere, rispondeva in pieno alle esigenze, alle istanze culturali di Caterina II, ed è diventato il suo architetto di Stato, il suo architetto di corte, per cui ha cominciato già nel 1780, ha cominciato subito a progettare appunto i palazzi, i migliori palazzi, che poi appunto ha lavorato per Caterina II e per tutti quanti i nobili che ruotavano intorno alla corte di Caterina II. Adesso facciamo una piccola digressione, appunto adesso ho parlato tutto dell'architettura, che è un po' il mio pane, e adesso invece passiamo un attimo a quello che era l'aspetto del cibo. Tra l'altro però mi piace mettervi a corrente di una di quello che pensava Guarenghi del cibo, perché lui non era, non dico che era inappetente, ma era talmente teso al lavoro che per lui il cibo era qualcosa che gli serviva solamente per mantenersi, per sopravvivere, ma non rivestiva un carattere di importanza come lo rivestiva invece per Caterina II, che Caterina II, contrariamente a Pietro I, che è stato uno dei zar più illuminati, che è vissuto dai primi del 700 fino ed è morto mi sembra nel 1632, Pietro invece considerava il mangiare una cosa molto riservata, non amava mangiare con tanta gente intorno a sé, mangiava poco e voleva mangiare soprattutto cibi caldi, tanto vero che forse lui è stato quello a inventare il pasta vivande, perché lui, per far sì che siccome le cucine, ecco un altro aspetto da questo, le cucine non facevano parte, non erano attigue agli appartamenti, chiamiamoli così, reali, erano molto distanti, perché erano considerate le cucine come luoghi e locali non propriamente salubri, chiamiamoli così. E quindi il cibo doveva avere dei passaggi per arrivare dalla zona cucina alla zona della sala da pranzo. E lui appunto si è fatto fare una sorta di finestrella, appunto, quindi passa vivande, tra il suo camera da pranzo e la cucina, che non era molto distante perché era vicina come parete, ma c'era da fare un lungo percorso per arrivare alla sala da pranzo, per cui per dire, perché lui amava molto appunto i cibi caldi. Mentre invece Caterina II, amante della vita di corte, amava mangiare con una pletora di cortigiani, con tanta gente intorno a sé, quindi 10, 15, 20 persone, e quindi evidentemente aveva bisogno anche di sale di una certa capienza. Tra l'altro, ecco, al tempo di Pietro il mangiare tipico dei nobili, ovviamente, che il popolo ovviamente poi mangiava quello che aveva, i contadini quello che coltivavano, e andavano avanti così, ma su tutti i nobili
I loro pasti erano fatti da zuppe soprattutto, perché avevano utilizzato appunto i prodotti della terra, carne, pesce. Con l'avvento di Caterina II, invece, ci fu una grande apertura alla cucina francese, per esempio, che era molto più ricca di prodotti, tanto vero che appunto la differenza tra le due cucine, tra la russa e la francese, si evidenziava col fatto che mentre con la cucina francese tutti i piatti venivano portati a tavola, quindi c'era una tavola imbandita con una miriade di piatti di notevole livello e quindi anche delle inserimenti di fruttiere, con frutta anche esotiche, con frutta appunto un po' particolari, mentre invece per quanto riguarda la cucina russa veniva servita come piatti, c'era un locale chiamato buffet accanto, attivo alla sala da pranzo, e i pasti sono portati di volta in volta, piatto per piatto. Quindi intanto questo per dare un'idea della differenza, diciamo così, di meccanismo di servizio. Volevo dire un'altra cosa, un'altra cosa, appunto un aneddoto. Al tempo di Pietro il Grande, il caviale, per esempio, era alla portata di tutti. Lo si mangiava anche nelle osterie, che oggi io le chiamiamo osterie, al tempo allora non so come si chiamassero, comunque locali pubblici, lo mangiavano come antipasto il caviale, per cui vuol dire che era di normale uso. Poi avevano, per andare al campo delle bibite, per loro la bibita principale come oggi, che oggi è un liquore, soprattutto è la vodka, loro bevono la vodka come bevanda, che tra l'altro aveva quattro livelli di gradazione, il cui quarto livello, il più alto, era talmente alto che spesso generava morte, cioè chi lo beveva e non era abituato ci moriva all'istante quasi. Poi invece le altre due bibite che erano loro, una era lo kvass, fatto da farina fermentata, pane di segale e miele e altri ingredienti, che era appunto una bevanda alcolica, mentre invece la bevanda più comune era lo sbiten, che era fatto di acqua, miele e specie, che era bevuto caldo d'inverno e freddo d'estate. Andando avanti ancora sul cibo, come dicevo, quindi tornando a Guarini, siccome appunto le cucine non erano in genere ubicate vicino all'ambiente di vita normale, cioè di pranzi e via dicendo. Quindi lo stesso Guarini si è, diciamo così, un po' abituato a questo meccanismo, diciamo così, planimetrico, chiamiamolo così, per cui ha cercato di moderare in parte questo distacco delle cucine, cercando di collegare il più possibile vicine alla zona appunto della zona del pranzo dove si svolgevano questi pranzi. Per cui anche in questo ambito lui ha saputo, diciamo così, intervenire da questo punto di vista. Queste cose, ecco, intanto ritornando a Bomba, questo è un ritratto di Guarini che è stato fatto da un certo Vigli nel 1802. Come vedete è un ritratto, e questo invece è una caricatura, sempre di inizio 800, un ritratto di un personaggio sicuramente vagamente tra il bergamasco, che io ho conosciuto i bergamaschi, che più o meno hanno questa fisionomia, ma anche però c'è un qualcosa relativo a qualcosa di russo quasi, come c'è anche questa similitudine, chiamiamola così, da questo punto di vista. Per cui, ripeto, adesso tutti i disegni che lui faccio vedere adesso, che sono relativi ai progetti che lui ha fatto, sono tutti disegni che ha fatto lui. Lui di ogni progetto ha fatto tutti i disegni, sia, ripeto, di veduta, sia esecutivi. Quindi veramente per quel tempo è stato un disegnatore eccezionale, veramente, perché considerati, diciamo così, i mezzi che c'erano allora, ha saputo riprodurre benissimo quello che sono state le sue opere.
Per cui, passando appunto oltre, la prima opera che quindi vi faccio vedere è questo qui, che è il Collegio degli Affari Esteri, ed è del 1782, infatti, quindi come vedete, due anni dopo che era arrivato a San Pietroburgo. Ovviamente si vede subito qual è il suo stile, chiamiamolo vagamente palladiano. Teniamo presente che in Russia, prima dell'arrivo suo e anche dello stesso Rastrelli, tra l'altro lo stesso Rastrelli ebbe a che fare con, ha cominciato i lavori con Pietro prima, il suo lavoro in Russia con Pietro prima, poi ha lavorato per altre due zarine, Anna ed Elisabetta, e ha avuto anche contatti con i primi anni di regno della Caterina II. Però Caterina è rimasto inviso a Caterina II, e Caterina II non lo ha voluto, tanto vero che lui ha finito, Rastrelli appunto, la sua vita a San Pietroburgo. Tra l'altro Rastrelli era italiano di famiglia, ma è nato a Parigi nel 1700 ed è arrivato a San Pietroburgo perché il padre era uno scultore che lavorava appunto per gli zar, e quindi se l'è portato con sé a San Pietroburgo, e poi lui ha studiato l'architettura ed è diventato l'architetto appunto dello zar. Però come dicevo, Rastrelli ha fatto una brutta fine perché defenestrata appunto da Caterina II, è andato poi in rovina, se così si può dire, è andato a morire nella qualità vicina appunto a San Pietroburgo, ma senza nessun onore, chiamiamolo così, cosa che invece non è successa a quelli che, come poi dirò in seguito. Quindi questo, ecco, qui appunto c'è proprio questo qui, facciata del suo nome, ed è pennello, tina e acquerello. Lui disegnava sempre con questi mezzi. Poi, andando avanti, questa invece è l'Accademia delle Scienze. Ecco, no, volevo dire, come dicevo prima, come vedete, il suo stile è perfettamente riconoscibile, nel senso appunto che normalmente le sue facciate, qui la pianta non c'è, ma qui appunto c'è la pianta, hanno più o meno, per buona parte dei suoi progetti, una facciata abbastanza liscia, che era un po' l'aspetto che prevaleva nell'architettura russa. Più che altro l'architettura russa ingentiliva queste facciate con degli aspetti cromatici, cioè a dire, tutti quanti abbiamo presente la cattedrale di San Basilio a Mosca con le cupole dorate, quelle erano appunto dei riflessi perché soprattutto l'architettura russa sarà sempre molto condizionata dal bizantino, dai bizantini e dai greci sicuramente, però dal punto di vista cromatico c'era l'impronta appunto dei bizantini, che amavano giustamente, per loro ovviamente, ma dal punto di vista anche estetico, amavano molto quelli che erano i colori e appunto i cromatismi. Per cui ripeto, le facciate in genere, i palazzi russi riflettevano questa cromaticità, ma erano tendenzialmente abbastanza lisci, piani, mentre invece appunto già Rastrelli, ma soprattutto Quarini, hanno inserito elementi esterni, tipo i colonnati, che erano fatti con dei fregi appunto dorici o ionici, richiamandosi appunto all'architettura greca. Questo è stato fatto nel 1783, quindi tra l'altro 1789, perché questi edifici, siccome erano molto complessi, e tra l'altro successivamente nascevano con una certa funzione, poi però dopo venivano, diciamo così, modificati a seconda delle necessità che questo palazzo, questi palazzi di notevoli dimensioni avevano, per cui per esempio questa è l'Accademia delle Scienze, quindi le esigenze degli scienziati potevano, diciamo così, modificarsi nel corso degli anni, quindi eventualmente poi Guarini interveniva eventualmente a modificare alcuni suoi progetti, ma perché dovevano rispondere a quelle che erano le esigenze degli istituti che subentravano a far parte di questi edifici. Questa è la Banca di Stato, per esempio, come vedete si richiama sempre a questo stile, chiamiamolo così, questo tra l'altro è
altro la parte centrale, perché come vedete ai lati c'era un colonnato che proseguiva a molti di semicerchio e quindi ampliava quello che era poi lo spiaggio più centrale. Anche qui, come vedete, c'è ugualmente, qui non c'è il porticato, qui c'è gli archi che immettono nel vestibolo, e la parte superiore sono queste colonne a mo' di lesene, appunto, che ingentiliscono la parte centrale con la trabeazione. E questo del 1783-1790, quindi come vedete 6-7 anni di gestazione. Queste sono le botteghe degli argentieri e la Duma cittadina, questa degli anni 784-786. Come vedete qui invece c'è proprio il vero e proprio porticato che accettava sulle botteghe appunto degli argentieri, che evidentemente per il nome si occupavano di argento e lavoravano l'argento. Andando oltre, ecco questo è l'istituto Smolny, molto importante. L'istituto Smolny era relativo alle ragazze, se non sbaglio, orfano, perlomeno che non avevano una famiglia ben definita, e venivano appunto, come a Milano ci sono i Martinit e le Stelline, allora c'erano appunto queste ragazze di famiglia non benestante che venivano ricoverate appunto in questi istituti. Tra l'altro teniamo presente che l'istituto Smolny, appunto lo ha progettato Guarenti nel 1706-1808, quindi un po' verso la fine della propria carriera, ed è sorto attivo al monastero Smolny, che era stato progettato da Rastrelli. Quindi vedo, come vedete, c'è una colleganza tra i due architetti. E come vedete anche qui, questo ampio fronte di a modo, con le due braccia, con le due ali laterali, è sempre questa sorta di porticato centrale, sempre con queste colonne che davano appunto questa sensazione, ripetuto poi questo corpo centrale nelle ali laterali, che ugualmente aggettanti sullo spiazzo, ugualmente non avevano il porticato, ma c'erano sempre le colonne a mo' di lesene. Questa è la porta di Narva, e questo è stato l'ultimo suo lavoro documentato. È una porta che sarà fatta perché si voleva accogliere le truppe russe nel 1814, infatti lui è morto nel 17, quindi dopo 3 anni, accogliere le truppe russe che ritornavano dalla vittoria sull'armata di Napoleone. Quindi lui, tra l'altro, era molto specifico anche nella, come ho detto prima, oltre a fare palazzi, teatri, ospedali e istituti, e vi dicendo, era molto specifico nel giardino, cioè nel progettare giardini e parchi, anche perché a quel tempo, proprio perché c'era appunto questa tendenza da parte del Caterina II di fare queste gran feste, e una località, forse la più importante, che fungeva un po' da località, chiamano così, di villeggiatura, si chiamava Karlskoe Selo, che era non molto distante da San Pietroburgo, dove tutte le maggiori famiglie nobili d'allora volevano avere il loro palazzo di riferimento. E lì appunto Guarenti, siccome Caterina II aveva dei grossissimi appezzamenti, ovviamente essendo la zarina era quella che aveva il boccone migliore, lui in quel periodo appunto Caterina II, facendo anche delle feste, le gran feste per i suoi cortigiani, amava anche avere in queste sue feste dei cosiddetti edifici effimeri, ovvero si costruivano un po' come succedeva anche nel Cinquecento da noi in Italia, Lorenzo de' Medici piuttosto che altre grandi famiglie, facevano erigere a grandi artisti del tempo delle architetture, chiamiamole cosiddette appunto effimere, che valevano per quel periodo in cui venivano fatte. In genere venivano costruite non con materiali tipo marmi, mattoni, ok, ma con materiali più leggeri, tipo legno piuttosto che altre cose. Però vigeva molto questa, chiamiamola, sensazione di fare un qualcosa che durasse per quel poco e che a un certo punto però colpisse l'ospite, no? Che vedeva
rimaneva estasiato di fronte appunto a questa che è pure effimera, che valeva per il tempo che valeva la festa, qualche giorno, qualche mese magari, ma non di più. Poi veniva o distrutto oppure veniva lasciato, diciamo così, a mo' di rudere, e poi dopo, tanto che poi dopo alla fine vi farò vedere un disegno sempre di Guarenghi, appunto, che ha effigiato una cucina rudere che aveva fatto, a maggior ragione, queste architetture effimere riguardavano appunto le cucine. Quindi, siccome appunto si facevano i picnic nel parco, c'era bisogno... L'Expo di una volta. Come? L'Expo. Brava, infatti. Quindi è stato una specie di manifestazione antiliteram di quello che poi, per esempio, al tempo nostro, le esposizioni, giustamente quelle Expo universali, come quella... Ora, perché all'esposizione di Parigi la Tour Eiffel è rimasta, non l'hanno portata giù, ma in tante altre esposizioni... Io ricordo per esempio che a Barcellona, no, lo ricordo non perché ci sia stato io, ma a Barcellona negli anni 30, se non sbaglio, fu fatta l'esposizione universale e tra tanti, diciamo così, padiglioni ce ne fu uno progettato da Mies van der Rohe, che è rimasto tra i maggiori, diciamo così, edifici dal punto di vista di opera d'arte. Poi, ripeto, è stato smantellato. Ma su qualsiasi rivista d'architettura, qualsiasi libro sull'architettura, è rimasto come un riferimento specifico. Tra l'altro non dimentichiamo che la stessa Biennale di Venezia, quando la fanno, costruiscono dei padiglioni, molti sono rimasti ancora in essere, fatti e progettati dai maggiori architetti delle nazioni che partecipano appunto alla Biennale. Quindi questo per dire che questa moda dell'effimero attiene e affonda le radici anche appunto nel 1400-1500, quando a quel tempo i signorotti del tempo, anche per, come dicono i francesi, épater le bourgeois, per colpire, per dare un'immaginazione al popolo, facevano delle cose di cui il popolo rimaneva estasiato. Apro una parentesi, non so se qualcuno di voi conosce o ha mai sentito parlare del Parco dei Mostri di Bomarzo. Cioè, andremo? C'è stata? È una classica gita da Roma. Esatto. Però sicuramente non conosce l'ulteriore esempio che io le porto adesso. La Scarsuola. No. Sarebbe lungo se io mi mettessi a parlare di questo. Faremo una Infatti, è oggetto di una proposta di escursione che io ho proposto a Fabio, perché il Parco dei Mostri di Bomarzo sappiamo che risale al 1500 della famiglia Orsini, che tra l'altro è stato progettato da Piero Lagorio. Piero Lagorio è stato l'architetto che alla morte di Michelangelo ha portato avanti i lavori di San Pietro, per cui è architetto di vaglia, di grande valore. La Scarsuola invece? Ecco, allora faccio un paragone tra i due siti, chiamiamoli così. Il Parco dei Mostri di Bomarzo è un parco dei mostri immaginifico, no? In cui sono queste grandi mostri, queste grandi statue che riguardano dei mostri anche, no? Cioè, non sono riferiti a persone normali, sono tutti i mostri, dove la bocca dove uno entra dentro, la casa storta. Sì. Ecco, quindi era fatta apposta perché si voleva colpire l'immaginazione appunto degli ospiti, sia nobili che nonne, che andavano appunto in questo parco. La Scarsuola è stata fatta adesso nel 1900, tra il 1950 e il 1970, ed è opera della fantasia dell'architetto Buzzi. Buzzi è un architetto milanese che tra l'altro ha fatto parte del razionalismo anche lui. Lui ha lavorato molto con Gio Ponti. Gio Ponti è stato il famoso designer della ceramica Pozzi Ginori. Tutte le più belle ceramiche, le più belle opere fatte in Italia sono della Licia Ginori, di cui, ahimè, anche se adesso sembra che l'abbiano salvata, ha avuto il pericolo che ha dovuto cessare la produzione per questioni appunto anche di interventi finanziari non certo molto commendevoli, diciamo così, per andare oltre.
Quindi ecco, Butz, ed è stato anche direttore di Domus, la rivista appunto creata da Gio Ponti. Sto Buzzi era un tipo molto, un architetto che tra l'altro lavorava molto in Francia, lavorava molto a Milano, appunto era un po' l'architetto della Milano Bene, se così si può dire. Tra l'altro, senza con questo sminuire il suo valore, era massone ed era soprattutto molto, aveva molta influenza di lui l'esoterismo. E qui mi piacerebbe anche aprire un'altra parentesi su Francesco Giorgio Martini, che è stato l'architetto dei Duchi di Montefeltro, ed era, vi racconto un piccolo particolare, non so se lo sapete, quando lui ha progettato, lui è stato il progettista dei più grandi, dei più famosi castelli del Montefeltro, San Leo è stato il suo principale, del Morto Cagliostro. Lui ha fatto il castello di Sassoferrato, che è vicino a Urbino. Tra l'altro ha messo mano anche al palazzo ducale di Urbino, Francesco di Giorgio Martini, che tra l'altro era senese, però praticamente adottato dalle Marche, appunto da Federico da Montefeltro. E soprattutto però, più di Federico Montefeltro, il suo fratellastro, che è stato un po' l'eminenza grigia del Ducato di Montefeltro, perché mentre Federico da Montefeltro era il combattente, l'uomo d'arme, il fratellastro era l'eminenza grigia, tipo il cardinale Richelieu, anche se non era prete, era sposato, però era un famoso alchimista, questo fratellastro. E il castello di Sassoferrato, non so se voi l'avete presente, ma se non avete presente andate a vederlo su internet, dove ho su qualsiasi pubblicazione, riproduce perfettamente la Bastiglia. Le tartarughe, il Carabaccio. Sì. Perché a quel tempo l'involucro delle tartarughe era l'emblema dell'alchimia. E questo fratellastro di Duca di Montefeltro convinse Francesco Giorgio Martini a progettare questo castello secondo questa sua mentalità alchimistica, e Francesco Giorgio Martini fu talmente succube di questa imposizione che una volta finito il castello, che tra l'altro è bellissimo, è splendido, bisogna andare a vedere, che appunto veramente è un tutt'uno, è un complesso tutto chiuso in se stesso, mentre per esempio San Leo è già più articolato, Sassoferrato è tutto quanto racchiuso in se stesso. Alla fine del progetto dell'edificazione, Francesco Giorgio Martini sconfessò di averlo fatto lui, perché non voleva essere apparentato appunto a quella chiamiamola filosofia, se così vuol dire. Chiusa parentesi. Quindi ripeto, Buzzi ha creato questo sito, che è come se, andandoci, cioè come se, tra l'altro lui ha acquistato Monte Giove, che è all'uscita dalla strada di Fadro, quindi dopo il muro. Lui ha acquistato un monastero benedettino che c'era lì, e attivo, dove c'era questo grande parco, attivo a questo monastero, cioè questo parco, ci ha costruito questo sito. Come si chiama? Scarzola. Monte Giove. Non si può dire né che è un villaggio, né che è un parco. L'impressione che si ha quando si arriva è come se a un certo punto un disco volante fosse precipitato sulla terra, invece di creare, o una meteorite, invece di creare l'incavo della meteorite che cade, si sia posato sul terreno. Ed è, lui ha voluto immaginare in questo suo, chiamiamola, creazione, questa sua creazione, i teatri della vita. Quindi già questo era un po' l'idea dell'esoterismo, perché lui diceva che la vita è composta di tanti aspetti teatrali, ognuno di noi è un po' un attore che recita delle parti nell'ambito della sua esistenza. E lui ha effigiato questa, l'ha trovata? Sì, l'ho trovata. C'erano delle. Ha ritrovato, ripreso delle costruzioni di altri posti, di altre città. Sì,
Infatti lui ha utilizzato dei canoni di costruzione a partire dai greci, passando via via per i tempi, arrivando anche ai tempi nostri. Dante dà la sensazione di una evoluzione dell'essere umano attraverso una storicità, chiamiamola così, una storiografia, ovviamente vista con la sua mentalità, con la sua filosofia, chiamiamola così. Le cose del passato mi sembrano importanti. Infatti lui ha collegato tutto ciò, ma ancora più importante è semplicabile di andarci, se faremo l'escursione, ovviamente invitati a prenderne parte, a pagamento ovviamente, ma modico. Perché attualmente questo sito è gestito dal nipote che ci abita lì dentro, e tra l'altro è stato lui, perché quando è morto, Puzzo è morto che non aveva ancora completato questa sua opera, ha lasciato dei disegni ovviamente, e quindi lui ripercorrendo questo progetto dello zio, lo ha terminato questo sito. Ma lui è un personaggio unico, perché ripeto, il nipote, che fa da guida, perché per andarci non si può andare lì e entrare come al parco di Mosimbo Marzo, uno fa il pagamento e entra, no, bisogna prenotarsi, perché lui funge da guida e prende dei gruppi al massimo di 40-50 persone, perché non di più, in quanto siccome lui fa da guida e fa delle concioni incredibili, quando uno esce da quella visita fatta con lui è pieno di dubbi su tante cose, soprattutto sulla religione, perché lui ovviamente porta avanti il discorso suo relativo appunto a quello dello zio Puzzi. E quindi vedo, ecco, allora chiudo la parentesi perché vado fuori campo, però sicuramente è da tenere presente, sono due, e secondo me vanno veduti in successione, prima il parco di Mosimbo Marzo, che evoca un certo tipo di sensazioni cinquecentesche, e poi il sito appunto della Scarsuola, che invece evoca sensazioni un pochino più delicate, chiamiamole così. Ma un po' come i castelli di Ludwig di Baviera? Come? Un po' come i castelli di Ludwig di Baviera, no? Perché anche lì c'è un... Sì, più o meno. Però, sì, c'è un po' questo, allora, Porta Rinello, quindi Napa, come dicevo, è uno degli ultimi, forse l'ultimo progetto fatto appunto da Guarini. Questo è il palazzo di Yusupov, appunto, questo se non sbaglio è a Kasloy, sì, no? No, però questo qui, se non ricordo male, è stato progettato per San Pietroburgo. Poi però la famiglia Yusupov, appunto era notabile aristocratica del tempo, lo volle trasferire appunto a Casco e Selo, perché appunto faceva parte di quel meccanismo che ho detto prima di palazzi che era preferibile averli soprattutto in questa zona dopo l'Italia, piuttosto l'Italia. Ecco, questo qua, edificio fino per festeggiamenti, è proprio quello che dicevo prima. Il progetto finalizzato su incarico dell'ambasciatore inglese in Russia, Lord Charles Whitworth, per i festeggiamenti in occasione delle nozze del Granduca Alexander Pavlovich nel settembre del 1793. Ecco, proprio questo, vedi come cade a fagiolo, che è proprio appunto un progetto di edificio effimero per i festeggiamenti, quindi appunto quello che dicevo prima. E appunto, ribadisco, tutte queste immagini sono tutti disegni autografi dell'architetto Guarini. E sono tutti, questa è la minima parte, se guardate questo volume, che appunto parla dei disegni di Gioacchino Guarenghi, è la raccolta del Museo Statale della Storia di San Pietroburgo. Quindi è San Pietroburgo che ha editato questo volume, che è relativo ai disegni di appunto Guarenghi, perché dietro ci sono i disegni dei progetti fatti, i disegni dei progetti che non sono stati realizzati, i disegni suoi delle vedute. E qui mancano però i disegni che lui fece di opere che lui ha progettato prima di andare a San Pietroburgo. Quindi vuol dire che è una produzione immensa, veramente, da questo punto di vista. Poi andando avanti, questo invece, ecco, Caspo è, pronun-
impronunciabile, spesso anche altre località russe sono impronunciabili. Palazzo di Alessandro, Alessandro il Grande, che era un grande Pavlovich, una famiglia appunto importante del tempo, è iniziata nel 1791 e anche questa, come vedete, l'imponenza, la parte centrale con le ali laterali, che dà appunto la sensazione di, appunto, di grande ricchezza da parte appunto poi delle famiglie. Questo ugualmente è una casa di campagna per l'ambasciatore Barriere, perché ovviamente lui lavorava, oltre che per i notabili, gli aristocratici che facevano parte della corte di Caterina II, lavorava anche per gli ambasciatori. Tanto vero che tra i suoi progetti compare anche una villa che lui ha progettato per l'ambasciatore di Svezia, in Svezia addirittura, per cui per dire, dove uno dei pochi esempi, perché appunto non essendo stata realizzata in Russia ma in Svezia, lui ha progettato in quel caso, forse un più unico che raro, le cucine attigue invece alla sala da pranzo, cosa che invece non avveniva tendenzialmente in Russia. Poi questo invece è il mausoleo di Landskoi. Ecco, per me, per il mio gusto specifico, perché io sono sì, diciamo così, apprezzo l'architettura neoclassica, apprezzo tantissimo soprattutto il Palladio, la Villa della Rotonda del Palladio per me è uno degli esempi massimi di cultura architettonica, di equilibrio, di bellezza, di estetica. Ecco, per me questo impianto di questo mausoleo, che è stato fatto perché Landskoi era uno dei favoriti di Caterina II, e quando in previsione della sua morte, perché i grandi uomini ovviamente pensano ai mausolei successivi quando saranno morti, vi faccio venia nel fare riferimento a un personaggio del quale io non sono molto d'accordo, quando sono molto d'accordo contemporaneo, che ha pensato al suo mausoleo, lascio a voi intendere chi, appunto lui fece questo, progettò questo mausoleo appunto con questo Landskoi, ma è talmente grande, è talmente, diciamo così, voluminoso, che all'interno poi ci furono sepolti 27 altri personaggi del tempo morti. Ecco, come dicevo prima, io trovo che questo mausoleo, nella sua appunto semplicità, racchiude un po' tutto quello che è appunto gli elementi architettonici. Cioè, lo trovo soddisfacente, se voglio dire, anche per l'estetica visiva, perché è un tutt'uno molto ben modellato, che dà un senso, a me, dà un senso di piacere estetico a vederlo, perché lo comprendi nella sua semplicità, proprio perché ti dà quella sensazione di agio, se da questo punto di vista. Con questo non discuto che anche le altre opere siano valide, però si ha quasi fatica ad abbracciarle con lo sguardo visivo, invece qui l'occhio percepisce immediatamente quello che è il nocciolo del progetto architettonico. Ecco, infatti questo è il disegno dell'istituto dei suoi smogli. In fondo, quella parte in fondo, è il monastero che dicevo prima, progettato dalla Strelli, e accanto appunto lui fece parenti l'istituto per le ragazze, con questo spiazzo che, se ricordate, la parte precedente era appunto relativo questa viola qua, questo lato si vede gli sguinci, il prospetto principale, questa parte in fondo è la parte laterale, e poi di qua c'è appunto il monastero, che è questo qua, che si vede appunto nel suo disegno. Ecco qua una cucina rovina nel palazzo di Caterina, Casco e Seno, quello che dicevo prima. Questa cucina sarà fatta sicuramente per celebrare un avvenimento, una festa appunto di Caterina, ed è stata costruita questa cucina, che poi, lasciata andare nel tempo, si è, diciamo così, rovinata poco a poco, e quindi è stata poi utilizzata come monumento decadente, chiamiamolo così.
Questo commento è una serie, ecco perché lui ovviamente faceva interessanti i giardini e parchi, ma così anche delle serie, sempre il parco di Alessandro, l'Alessandro che abbiamo visto prima, il palazzo di Alessandro, e questa è la serie che lui ha costruito appunto all'interno del parco. Lasciare in maniera, ecco qua il palazzo di Alessandro. Infine, no, è finito. Questi sono appunto un esempio di quelli che sono le opere appunto di Quarenghi. Oh, teniamo presente che Quarenghi, oltre a Quarenghi e oltre a Rastrelli, la Russia, San Pietroburgo, è stata oggetto di parecchi altri architetti italiani, tra cui Carlo Rossi, Vincenzo Brenna, Antonio Rinaldi, per cui vuol dire che evidentemente è stata proprio una tra i Rastrelli, che hanno avuto un grande eco come Quarenghi, ma soprattutto Quarenghi ha funto quasi da volano per l'intervento di tanti altri architetti italiani che sono appunto giunti poi là. Per finire il discorso su Quarenghi, lui oltre appunto a questi progetti fatti in Russia, prima di andare via da Roma aveva progettato la chiesa di Santa Scolastica a Subiaco, ha messo mano anche a Santa Maria in Campidella a Roma, ha progettato per Clemente XIII, ha progettato un mausoleo che poi lui non l'ha fatto, ma è stato fatto poi da Canova, per cui vuol dire bel passaggio da Quarenghi, architetto, a Canova, scultore. Questo per dire l'importanza anche che Quarenghi ha avuto come anche progenitore di un certo tipo di corrente, chiamiamola così, artistica. E poi ugualmente, oltre a quello, ha fatto anche dei lavori a Bergamo, quando ancora, prima ancora di partire per San Pietroburgo, ma quello che mi ha sorpreso dal punto di vista così aneddotico è che lui una volta, perché tra l'altro lui è stato sempre a San Pietroburgo, si è mosso solo una volta nel 1810, ho dimenticato di dire che è stato talmente importante per Caterina II Quarenghi, che ha ottenuto addirittura un appartamento all'interno del Palazzo d'Inverno. Lui ha vissuto in un appartamento all'interno del Palazzo d'Inverno, per quanto era importante. Con lui c'era la famiglia, la moglie e altre due figlie, se non sbaglio. Poi la moglie è morta prima di lui, nel 1800, mi sembra 5 o 6. Ecco, lui nel 1810 è stata l'unica volta che ha fatto un viaggio e è tornato indietro, perché a Bergamo hanno voluto, diciamo così, omaggiarlo coniando per lui una moneta, non mi ricordo se d'oro, sicuramente d'oro, perché volevano, diciamo così, ricordare che c'era stato a Bergamo, era passato Napoleone, era passato, e allora volevano fare in modo tale che questa medaglia gli fosse consegnata dallo stesso Napoleone come appunto cittadino di un certo livello per Damasco. Purtroppo poi Napoleone non poté intervenire e qui lui se ne tornò indietro. Ma il curioso è che lui nel ritorno a San Pietroburgo è passato per Vienna. Questo dall'idea, diciamo così, della poliedricità, della multiformità di questo artista. La duchessa di Vienna, saputo che passava appunto Stacchetto Quarenghi, che lei conosceva perché aveva saputo da Caterina II quello che aveva fatto, lo ha incaricato di fargli la sua sala da pranzo nel suo appartamento imperiale. Questo per dire, Quarenghi si è fermato, ha messo giù sto progetto di casa, di camera da pranzo, per dire, senza pur tempo in mezzo, se così voglio dire, no? Cioè, evidentemente aveva una tale capacità progettuale, ma tale che io, che non ho fatto l'architetto, ho studiato l'architetto, mi rendo conto che spesso, come gli scrittori, davanti al foglio bianco, spesso uno viene colto dal panico, perché non sa che cosa scrivere o cosa disegnare o cosa inventare per progettare.
E questo qua, mentre stava lì, nelle more di dover ripartire per tornarsene a San Pietroburgo, gli ha messo giù uno schizzo di che poi è stato fatto, è stato realizzato. Vuol dire che lui ha messo giù non uno schizzo così tanto per fare, ma gli ha messo giù un progetto esecutivo, che poi hanno realizzato. Un altro parentesi da aprire, che è relativa un po'... Mi sto dilungando troppo? No, deve essere. Che è un po' relativa... E io rimango sempre estasiato di fronte a questa realtà. Ma ci rendiamo conto della capacità manuale, ma non solo manuale, ma anche intellettiva, dei personaggi del tempo, perché oltre all'architetto, oltre appunto al Michelangelo, a Leonardo da Vinci, al Pallaio, per costruire questi edifici c'era bisogno che avessero a che fare con dei, chiamiamoli manovali, che è ingiusto chiamarli manovali, tra virgolette, ma aveva a che fare con degli artisti, gente che capiva al volo cosa doveva fare, non c'era bisogno nemmeno che gli presentassero tanti progetti, tanti disegni, perché erano, nel loro piccolo, erano degli artisti. Io sono rimasto folgorato da una notizia che ebbi quando visitai Sabbioneta. Conoscete Sabbioneta? Mato. Lei che prima si interessa d'arte deve andarci. Sabbioneta è considerata... Sì, sì, vicino a Mantova. È a Mantova. È considerata... 30 km da Mantova. La tene dei Gonzaga. Ebbene, in questa Sabbioneta, dove uno non sa dove rivoltarsi per quanta roba bella c'è, c'è una sala di riunimento con un soffitto a cassettoni, istoriato dai maestri Comacini, che erano una famiglia, padre e 3 o 4 figli, specializzati in questo tipo di opera, che hanno utilizzato non so quanti anni per fare questa opera d'arte. E allora mi sono chiesto io, ma veramente gli artigiani del tempo non avevano bisogno di lavorare, di avere tante opere commissionate? A quei maestri Comacini gli è bastato quel lavoro lì, che li ha occupati per non so quanti anni, per dargli un pregio, per dargli una celebrità, perché è un soffitto meraviglioso, splendido, intarsiato di legno, con degli intarsi meravigliosi. Ora, per dire, ma ci rendiamo conto? Ma oggi, se dovessimo prendere un artigiano o un qualsiasi addetto al lavoro architettonico, tenerlo lì per 6-7 anni a lavorare, ma quanto costerebbe? Cioè, vuol dire, siamo proprio, questa dà la sensazione di quanto il tempo, che tutto sommato non è che se parliamo di qualche millennio fa, parliamo di 200 anni fa, 150 anni fa, non è che sia, però questo per dire, ed effetti questo deriva da che cosa? Dall'età dell'industrializzazione. È ovvio che l'industrializzazione ha fatto in modo tale che tutto ciò che era lavoro manuale è stato, diciamo così, ora questo io men che mai mi sento di criticare l'industrializzazione, perché è ovvio che al punto in cui siamo il nostro tenore di vita è tale, anche perché dobbiamo ringraziare giustamente un'epoca che ci ha permesso di arrivare a questo. Però per dire il valore che secondo me bisogna dare alla memoria di questi artisti sconosciuti, perché il Quadrelli lo conosciamo tutti, Michelangelo, Raffaello, li conosciamo tutti, ma tutti questi altri artisti che non sono menzionati, ma che hanno contribuito a creare le nostre bellezze, di cui io spesso dico che siamo indegni eredi, perché mi dispiace, non voglio far colpa all'istituzione qui presente, però purtroppo, a mio avviso, le istituzioni, per carenza di risorse, per mancanza di cultura, per qualsiasi cosa, non si riesce a valutare appieno appunto quello che sono i nostri, che è la nostra memoria, il nostro patrimonio storico. Anche quando c'erano le risorse. A costruire le cattedrali nel deserto, ma dovremmo potenziare tutto quello che è il nostro patrimonio artistico, di cui so, e penso che tutti quanti voi concordiate, buona parte è nascosto negli scantinati e non viene
preso in esame appunto perché non c'è la possibilità di farlo, non ci sono addetti, le risorse sono sempre tagliate, la cultura viene sempre, diciamo così, trascurata e non viene tenuta in considerazione. Io un'altra cosa che mi meraviglio è che, e poi chiudo perché penso che vi ho forse anche tediato, l'Italia per ragioni anche orografiche è percorsa inevitabilmente da una rete stradale, autostradale notevole, e di questo io ne sono cosciente, consapevole e utilizzatore. Io sono un utente e sono stato, lo sono tuttora, della mobilità autostradale, perché io ho viaggiato tantissimo in macchina e continuo a prediligere la macchina. Però le autostrade italiane all'inizio, quando sono state progettate l'Autostrada del Sole negli anni, a fine anni 50, inizi 60, e io mi ricordo che uno dei primi anni di architettura feci una ricerca sull'Autostrada del Sole, all'inizio fu mantenuto un certo aspetto di un certo rispetto per il cosiddetto English landscape, che era il rispetto appunto per il paesaggio, per l'inserimento di tali diciamo così, infrastrutture lesive senza dubbio del paesaggio, però è ovvio che devono essere lesive, perché non certo potevamo rimanere al tempo dell'uomo delle caverne, no? Giustamente abbiamo dovuto svilupparci, per cui mentre l'uomo delle caverne prima si rifugiava nel busto delle caverne, nelle grotte, dopo si aveva bisogno di costruirsi delle case, le palafitte, e poi mano a mano quello che vuole fuori fino ai grattacieli. Però voglio dire, un'autostrada, e questo mi viene confermato dal fatto che in parecchi paesi del nord Europa il paesaggio viene rispettato maggiormente, da noi non è stato rispettato. Ripeto, ci sono condizioni di carattere orografico, è ovvio che quando io devo sorpassare l'Appennino non posso fare la strada che percorre la valle, se no non è un'autostrada, diventa una strada normale. Però c'è modo e modo di scavalcare l'Appennino. Le infrastrutture, tunnel, ponti, viadotti, avrebbero dovuto essere progettati e costruiti con un maggiore senso di responsabilità nei confronti del paesaggio. Io dico questo, è possibile che l'unico ponte, a mio avviso, che può essere, diciamo così, considerato tale da un punto di vista estetico, è il ponte che ha fatto lo spagnolo Pio Calatrava a Reggio Emilia, non so se voi l'avete presente, è un ponte che ha una tale sensazione di leggerezza, perché è, tra l'altro, c'è una campata di 200-300 metri, non è che sia da qui a lì, 200-300 metri, ma si regge, non è un ponte che appoggia sul terreno, c'ha due notevoli, diciamo così, pilastri, chiamiamoli così, arcate, pilastri, ma è sospeso, perché c'ha questa grandissima arcata di cemento, altissima, con dei miranti che tira appunto su la passerella dove passano le macchine, dove passano i pedoni. Ecco, ma questo dà un senso di leggerezza, vuol dire che c'è stata attenzione a non ledere il paesaggio. Poi ci può essere qualcuno che mi dica, che può dirmi, che non mi piace, d'accordissimo, beh, ma almeno lì c'è stata una ricerca nel cercare di non violentare l'ambiente, cercare di renderlo, diciamo così, gradevole, piacevole. Di esempi del genere non ce ne sono, perché la maggior parte dei viadotti, se ve ne accorgete, anche nella superstrada qua che va giù a Cianova, sono sbrecciati, tenuti male, brutti a vedersi. Il cemento armato è bello, io lo riconosco, ma deve essere trattato, deve essere fatto intanto con materiale di primo ordine e deve essere trattato. La maggior parte dei viadotti italiani sono scostati e ci si vede addirittura il ferro dentro, che è arrugginito e anche pericoloso dall'altro. Allora io dico, perché non costringere i gestori delle autostrade, leggi Benetton e company, d'accordo, volete fare l'autostrada, vendiamo i capitali, perché purtroppo poi accade che quel vocabolo inglese del financing project, che sembrerebbe che sia a carico del progettista, di colui che commissiona l'opera. Invece no, perché se per caso il financing project non regge, interviene Pantalone, che saremmo noi,
la Brebemi, famosa autostrada, famosa nel senso che non viene percorsa da quasi nessuno, su nel nord, Brescia, Bergamo, Milano, è stata fatta in questo modo, ma siccome non hanno avuto la possibilità di potersi finanziare i privati, che hanno fatto i privati, hanno chiesto alla Regione Lombardia, e la Regione Lombardia ha detto sì, la Regione Lombardia siamo noi, cioè sono loro, ma poi più o meno ricade nel calderone generale. Allora, è questo che dico, d'accordissimo, bisogna fare autostrade, però a un certo punto facciamo dei progetti seri e soprattutto non vogliamo utilizzare i cosiddetti archistar, come sentivo la data, che sicuramente si sarà fatto pagare un pozzo di soldi per quella che fatto qua sentivo la data, oltre al ponte a Reggio Emilia ha fatto anche la stazione, se vi capita, guardate, perché quella è un bel esempio, ripeto, criticabile anche, ma è un bel esempio. Sempre Reggio Emilia, eh? Sempre Reggio Emilia. Come? Reggio Emilia, sì, accanto a questo ponte. Tra l'altro, un altro piccolo aneddoto, il ferro utilizzato per la stazione di Reggio Emilia, la quantità di ferro è maggiore di quella utilizzata per la Torre Eiffel, per darvi un'idea. Della stazione. Perché è molto lunga e poi è fatta a fisarmonica. Sì. La conosci? Sì. Ecco, niente, ultima cosa per lasciarvi, qual era? Niente, appunto, ecco, dicevo, quindi vorrei tanto che ci fosse questa possibilità di poter oggi, certo, ecco, non dicevo, invece di usare gli archistar, utilizziamo magari gli studenti dei licei d'arte, dei licei artistici, facciamoli fare delle gare di idee, mettiamo in pista questi ragazzi. Io qualche tempo che sto frequentando il liceo artistico di Macerata, sono rimasto stupito dalla bellezza di questi, dalla piacevolezza di questi ragazzi che si interessano appunto di queste cose e che tra l'altro ho anche scoperto che hanno un loro laboratorio interno con cui creano proprio delle opere. E tra l'altro, e poi ovviamente chiuso definitivamente perché sennò io sono logorroio per essere d'accordo, io per me non finirei manca adesso, ma andrei fino a domani mattina, ma a prescindere, stanno rifacendo i mobili di Ivo Pannaggi, conoscete Ivo Pannaggi? Il famoso architetto, io l'ho scoperto finché ero a Milano, ero ignorante, è vero, ma tanti miei amici architetti di Milano ovviamente non lo conoscono. Arrivato qua, mi sono reso conto che questo è un grossissimo personaggio che dovrebbe essere maggiormente conosciuto, futurista, razionalista, suprematista, ha fatto parte strutturalista, ha fatto parte della Bauhaus, è un genius loci incredibile, fantastico. La sua casa a Zampini, ai Sanatoria, ma sarebbe un museo meraviglioso se fosse possibile restaurarla. Io sto cercando di dedicarmi a farla conoscere a qualche mecenate, non dico di arrivare a Della Valle, ma a gente del genere, perché se veramente si mettesse in testa di mettere a posto questa casa Zampini, sarebbe come la casa che Rietveld, non so se l'avete mai sentito nominare, è uno dei maggiori architetti dell'Art Nouveau dei primi anni del Novecento. Lui ha fatto una casa a Utrecht, tutta quanta redata da lui, come casa Zampini, redata da Ivo Pannaggi, che è diventata un polo museale dove la gente si muove da tutta Europa per andare a visitare. È diventato facente parte del circuito museale olandese, tipo Van Gogh, i musei che ci sono ad Amsterdam, a Rotterdam e via dicendo. Ora, ripeto, e questo fa parte appunto, come dicevo prima, degli indegni eredi. Noi siamo indegni eredi di opere d'arte che sono state fatte da personaggi di grandissimo valore, che oggi meriterebbero di essere valutati per quello che sono. E questo, tanto per dire, quindi ripeto, perché non dare spazio ai giovani? Anche perché poi li integreremo in un sistema migliorabile. Per esempio, alle opere appunto strutturali, ma per esempio anche interessarsi compatibilmente con l'autostrada. Per esempio, leggiamo di tutte quante le notizie relative ai viadotti in Sicilia che cascano. Carlo che dice perché ha piovuto. Ma come sarebbe a dire ha piovuto? Ma il Colosseo sta in piedi da quanti anni? Quanta pioggia ha preso il Colosseo? Ma tutte quante le opere che hanno fatto i Romani e i Greci, ma perché stanno ancora in piedi? Terremoti, non terremoti, venti, acqua e via dicendo. Ma mi viene a dire che cadono perché un pilastro ha ceduto, un pilastro ha ceduto perché il terreno ha ceduto. Ma scherziamo. Allora ripeto, utilizziamo il tigione anche per
mantenere quello che è l'aspetto idrogeologico, il mantenimento del terreno e via dicendo. Grazie, scusate. Adesso, come sempre, un aperitivo che noi con questi eventi che abbiniamo sembra una cantina locale. Se c'è qualcuno che vuol dire qualcosa. Se c'è qualcuno che vuole fare delle domande. Sì, certo, quello è ovvio. Se no, insomma. Perfetto. Che opere ha fatto a Bergamo? A Bergamo? Ha fatto delle cose, ha fatto delle cose minime. Per esempio, un casino di un vescovo a Bergamo, e poi ha fatto anche una villa a Bergamo, non si sa di chi era, ma non... sì, pochissime cose. Ecco, però per esempio a Roma, non mi manda a dire, che era specializzato anche nel fare cappelle, cappellette, parchi anche lì, piccoli camini, addirittura camini, minutagli per quanto riguarda poi quello che ha fatto a San Pietroburgo, però cose così. Tra l'altro ha fatto anche il progetto di un teatro a Bassano di Grappa, sulla scorta del teatro che fece Pallaglio a Vicenza, che poi però non è stato realizzato, perché lui ha fatto tanti progetti che possono stare realizzati di tante cose. Grazie. Voi siete arrivati in ritardo, perché come vedete...